Superbonus del 110% e proroga della scadenza per gli edifici unifamiliari. Qualche giorno fa ho pubblicato un video in cui ho parlato delle novità introdotte dal decreto aiuti, pubblicato proprio il 17 maggio, quindi una settimana fa, e al meccanismo della cessione del credito. Tuttavia, all'interno del decreto legge numero 50 del 2022, quindi il decreto aiuti, non sono contenute soltanto queste novità inerenti al meccanismo della cessione del credito, ma molto importante è stata riportata finalmente la proroga per la scadenza del superbonus riferita agli edifici unifamiliari. Parlando però con clienti iscritti al canale, ho notato che non è a tutti chiaro veramente che cosa significa questa proroga, in cosa consiste questa proroga. Per cui ho deciso di fare un video ad hoc per vedere in che cosa consiste e quali sono realmente le novità introdotte in termini di scadenza superbonus per gli edifici unifamiliari e vedere se giungere a delle conclusioni, cioè se queste novità introdotte sono novità significative, possono apportare effettivamente un valore aggiunto o migliorare l'accesso al superbonus. Per cui ho deciso di fare un video ad hoc. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Condividi, metti un bel mi piace al video, se vuoi puoi anche decidere di abbonarti cliccando il pulsante qui sotto e quindi ottenere tutti i vantaggi riservati agli abbonati, un'assistenza più diretta, un aiuto sicuramente più tempestivo se stai affrontando una ristrutturazione per la quale vuoi accedere ai vari bonus presenti nel mondo dell'edilizia oppure se stai affrontando una compravendita immobiliare. Quindi ti chiedo di mettere un bel mi piace al video, condividilo e vediamo di cosa si tratta. Allora, come detto, qualche giorno fa, il 17 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge numero 50, il famoso decreto aiuti. Tra le altre cose, all'interno di, diciamo, del decreto aiuti è stata riportata la proroga alla scadenza del superbonus 110% per gli edifici unifamiliari. Ricordiamo che in precedenza, in precedenza la scadenza del superbonus per gli unifamiliari era al 31 dicembre 2022 con la condizione però di aver completato entro il 30 giugno 2022 almeno il 30% dei lavori complessivi. Ora questa prima forma o comunque questa forma antecedente all'attuale disposizione normativa conteneva due tipi di problematiche. Una problematica di carattere temporale, perché ultimamente, ma in realtà durante tutto quanto il percorso del superbonus 110%, sono state tante le modifiche che venivano continuamente apportate al meccanismo superbonus e questo aveva portato in generale ad un notevole rallentamento nell'esecuzione dei cantieri, per cui molte persone, molti cantieri che erano già stati avviati per gli unifamiliari si trovavano in difficoltà nel raggiungere questo famoso 30% di lavori complessivi eseguiti entro il 30 giugno per poi vedersi prorogare il superbonus fino al 31 dicembre. Quindi c'era proprio una problematica di carattere temporale di coloro che avevano già avuto accesso magari a dei crediti e adesso facevano difficoltà a raggiungere il 30% dei lavori entro il 30 giugno e questo decreto aiuti bisogna dire che è andato proprio incontro alle loro aspettative e alle loro esigenze. Il secondo era un problema di carattere tecnico perché era ed è anche oggi molto difficile e non proprio chiaro come calcolare questo 30% dei lavori complessivi, cioè quando viene fatto il computo, come si calcola il 30% dei lavori eseguiti entro il 30 giugno 2022 per vedere poi questa proroga. E questo decreto aiuti ha voluto proprio, il decreto aiuti ha cercato di risolvere proprio questi due tipi di problematiche. In che modo? Voglio leggere testualmente quello che prevede a questo proposito il decreto aiuti. Così recita: per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9 lettera B, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che
che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Quindi che cosa dice questo decreto? Diciamo due cose molto importanti. La prima, appunto, che se la prima che viene allora sì. Quindi sostanzialmente questo, diciamo, viene spostato l'arco temporale sostanzialmente di 3 mesi, cioè questo decreto ci dice che per poter vedersi prorogato la validità del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 bisogna eseguire il 30% dei lavori complessivi non più entro il 30 giugno ma il 30 settembre, quindi dà un pochino più di respiro. E poi da un punto di vista tecnico qui ci dice che nel computo di questo 30% rientrano tutti quanti i lavori che vengono eseguiti all'interno del cantiere, non soltanto quelli per cui si accede al superbonus. Che significa? Significa che se io avvio un cantiere per cui effettuo la riqualificazione energetica di un edificio e in questa riqualificazione io installo il cappotto di isolamento termico, sostituisco infissi e finestre, oppure faccio anche degli interventi di carattere sismico, quando mi vado a calcolare il 30% dei lavori che devono essere eseguiti entro il 30 settembre, posso non riferirmi soltanto ai lavori per cui accedo al superbonus 110%, ma ai lavori complessivi, per cui se in quel cantiere io eseguo anche altri interventi, come ad esempio la rasatura delle pareti, piuttosto che il rifacimento della pavimentazione, eccetera, e per quegli interventi chiaramente io non accedo al superbonus 110%, allora in quel caso, diciamo, questi lavori però, l'esecuzione di questi lavori mi va a contribuire, fa parte di quel 30% che è necessario per potersi vedere poi eseguita la proroga al 31 dicembre 2022. Questo è un chiarimento che forse non era necessario, però è importante. Nel calcolo del 30% dei lavori complessivi non rientrano però le opere di progettazione, quindi la progettazione, direzione dei lavori, studi di fattibilità, relazioni e asseverazioni varie, quindi ex legge 10 e quant'altro. Queste, diciamo, la redazione di queste pratiche non rientra nel computo del 30% dei lavori complessivi. Ora, come giudico questa, esprimo il mio parere, come giudico questa iniziativa? Allora, sicuramente aver dato 3 mesi in più, che in realtà non sono proprio 3 mesi perché di mezzo c'è l'estate, però dare un pochino di tempo in più per poter beneficiare del superbonus anche per le unifamiliari la ritengo sicuramente una cosa positiva. Tuttavia, credo che il governo si sarebbe potuto sforzare un pochino di più e credo che, diciamo, posso parlare a nome un po' di tutti noi tecnici, ci aspettavamo qualcosa in più perché. Perché con questa iniziativa si riesce sicuramente, diciamo, si dà la possibilità a quei cantieri che sono già stati avviati per le unifamiliari di poter effettivamente raggiungere il 30% entro il 30 settembre, cosa che col 30 giugno ci stavamo un pochino stretti. Però ovviamente non consente di accedere al superbonus per quegli edifici unifamiliari per cui si deve ancora partire da zero, cioè se qualcuno ad oggi vuole partire per interventi di riqualificazione energetica o miglioramento del comportamento sismico per i quali accedere al superbonus, sicuramente non fa più in tempo, perché il 30 settembre è una proroga non sufficiente per poter avviare un cantiere e iniziando oggi eseguire il 30% dei lavori. Per cui diciamo che è un piccolo contentino e questo un po' dispiace e soprattutto direi che diciamo, questa iniziativa così labile, così leggera, ha un riscontro su quelli che sono, diciamo, su quelli che sono i risultati che si stanno avendo oggi sul campo, cioè il mondo dell'edilizia che per 2 anni era riesploso, era ritornato a fare dei numeri importanti, oggi si è un pochino arrestato, si è un pochino fermato. Ovviamente questo non soltanto legato a questa, diciamo, leggera proroga per il superbonus per gli edifici unifamiliari, ma proprio per quello che sta accadendo a tutto. Soprattutto direi quello che è il meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura che sta diventando sempre più difficile. L'accesso a questi crediti è veramente stato complicato tantissimo e oggi si trovano molte imprese che hanno in mano crediti anche molto importanti, però hanno poca liquidità, per cui sono esposte a delle situazioni per loro molto pericolose e per cui si stanno creando delle situazioni per cui queste imprese sono veramente in grande difficoltà. Spero che il governo intervenga soprattutto per semplificare l'accesso ai crediti, sia
sia per i privati, sia per queste aziende, per queste imprese che altrimenti si troveranno ad affrontare situazioni veramente difficili nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo. Iscriviti al canale YouTube, come detto, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi, puoi anche decidere di abbonarti al canale cliccando il pulsante qui sotto. Ciao!